King of Seas, finalmente, prodotto tutto italiano. E già questo mi è sufficiente per essere felice di averlo portato sul canale, ma sono convinto che sia anche un prodotto di qualità. Fatto dai ragazzi 3D Clouds, che si sono conquistati anche, insomma, un produttore di un certo tipo, che però non ha, a quanto pare, insomma, interferito con lo sviluppo in alcun modo, per cui prodotto che dovrebbe confermare l'idea originale di questo studio di sviluppo da tutti i punti di vista. Speriamo bene, io vado. Se non c'è italiano mi do fuoco, no, ok. Dunque, si tratta di un prodotto esclusivamente navale. Chiaramente, il re dei mari. Quindi, scegli la tua avventura, capitano. I nuovi marinai. Ma facciamo la cosa. Dunque, per i capitani più abili che vogliono vivere emozionanti avventure in un mare ricco di sfida, bonus calcolo della taglia 200%. Perderai la nave se era stata comprata. L'equipaggio dovrà essere ritrovato. Esperienza consigliata. Ecco, in caso di affondamento elementare non è perso. Va benissimo. Scegli personaggio, io mi prendo Lucky. Mi piace chiamare Lucky invece che Lucky. Che poi tra l'altro non è Lucky perché manca l'arci, quindi è Luke, è proprio Lucky. Lucky è figlio del re dei mari. Tra gli sfarzi del palazzo e le lezioni di Bon Ton, Lucky si allenava di nascosto a impugnare la pistola. Testardo e coraggioso, all'età di 6 anni, ha dato fuoco alle cucine reali mentre maneggiava la polvere da sparo. Tutti a corte chiudono un occhio per le sue bravate. È pur sempre figlio del re. Certo. Allora, io ho fatto col primo. E via. The story began in the middle of the ocean many years ago, within the crystal clear waters and green archipelagos, where communities of ancient navy sailors traded, surrounded by thousands of dangers. At that time, pirate law was in force on the seven seas, and shamans shaped the world with fearsome voodoo rituals. But a bloody battle changed fate forever. The fight between pirates and navy sailors inflamed the sky for endless days and nights. In the end, the sailors prevailed, decimating the last traces of magic and freeing the sea from the threat of pirates. After the battle, the triumphant navy erected an impenetrable fortress, founding the 800 years old kingdom of the seven seas and vowing to maintain the conquered peace forever. Those few pirates who didn't bow to the will of the navy fled to the borders of the kingdom, remaining faithful to their way of life. Today, seated on the throne, the descendant of a long line of rulers, carefully guard the peace within the fortress. Long live the king! Long live the kingdom of the seven seas! La premessa è carina, molto. Molto, molto. Allora, adesso speriamo che pure il gioco sia all'altezza. Ammirato il supremo Barn, la nave è pronta per la partenza. Attendiamo il capitano. Scusate, sono in ritardo, non succederà più. Lucky, hai di nuovo passato la notte fuori dal palazzo, vero? Finalmente, però, è arrivato il giorno della tua partenza. Tuo padre, il re Alexander, ha grandi aspettative per te. Non dobbiamo deluderlo. Ho predisposto tutto per il tuo viaggio. L'equipaggio è già sulla nave. Che ti aspetta, capitano? E grazie Bartolomeo, spero di essere all'altezza. Al tuo ritorno ci sarà la cerimonia per festeggiare la tua maggiore età.
Da domani inizierai a mettere in pratica quello che ti ho insegnato e a partecipare alle decisioni di corte. Una nuova vita ti aspetta, a te del tuo ritorno, Lucky. Buon viaggio, fratellino. E tornerò presto, Marilu. Capitano, vi lamento la missione. Dovrete consegnare ad un porto non troppo lontano da qui un carico di polvere da sparo. Il viaggio sarà veloce, la rotta è talmente sicura che non sarà necessario armare la nave. Ecco, qua ci fregano, sicura. Inoltre, avrete al vostro fianco il primo ufficiale reale Robert. Buona fortuna, Lucky. Ai vostri ordini, capitano. Come vostro primo ufficiale posso garantirvi che per ora del tè saremo già giunti a destinazione. E ora salpiamo. Ecco, salpiamo, perché è tutto molto bello, ma voglio iniziare a vedere il gioco. Non è... Allora, capitano, vi mostro le tecniche di base di navigazione. Beh, oh, ottimo. Apri le tre vele. E una vela per volta. Va bene. Sì. E io quale? Ah, oh, io sono quella centrale. Ok, perfetto. Forse la rosa va bene. Va bene. Il cartografo di questa bella mappa. Adesso ti spiego la mia creazione. La nave, la vedi lì con la rossa, rappresenta la posizione del tuo obiettivo. Ma io... Sì. Seguendola sarà impossibile perdersi. Non stupirti se la mappa è incompleta. È il compito del capitano portare a termine l'arco delle sue avventure. Bene. Quindi giro. Levati. Niente, vabbè. Ah, ho capito se non te levi. Vado. Io sto sfruttando il vento, infatti. Allora, aspettate un attimo. La bussola indica la direzione del vento, voi la bussola non la state vedendo e quindi vorrei evitare... Ok. Siamo arrivati? Sì. Una vela, due vele, tre vele. Ma è questa? No, non posso... Ma se volessi parcheggiare un attimo non posso. Ho visto un tesoro lì, vabbè. Parcheggiare, questo. Si fa per dire. Allora. Ci siamo? Ok. Ma che sorpresa! Che onore che il re mi ha mandato proprio voi a conoscerci con l'urgentissimo carico di polvere da sparo! Andate pure al porto a consegnarlo, a nome del mio villaggio vi ringrazio immensamente! Ecco, non mi ricordo più la voce di questo, vabbè. Perfetto, capitano, possiamo considerare la nostra prima missione compiuta con successo e ripartiremo per King's Fortress domani all'alba. Cosa sta succedendo? Cos'è tutto questo trambusto? Il re l'hanno trovato sul trono, privo di vita. Com'è possibile? Chi è stato?
Il guaritore dice che sia stato un sortilegio a ucciderlo. Hanno trovato un cerchio voduto nei sotterranei. La corte dei mari si sta riunendo d'emergenza. È il momento di fare ritorno alla base. Arriveremo giusto in tempo per i vostri festeggiamenti. Che festeggiamenti non saranno, perché ahimè. Allora, nave di pattuglia? Levati, nave di pattuglia? Mamma mia, che rischio. Terrificante. Allora, io mi ricordo. Poi non prendermi, grazie. Allora, mi devo ricordare da me. Siamo totalmente controvento. Quindi pur con tre vele aperte, ma non si cammina. Tristemente. Che succede? Capitano Harry, cosa vi porta qui? Non avete speranze di fuga, Loki. Tutta la capitale a conoscenza di quello che avete fatto. Ma io non c'ero. Pagherete per il vostro crimine. Di cosa state parlando? Un testimone ha visto la vostra nave tornare alla fortezza dell'entrata secondaria quando sarebbe dovuta essere rotta verso la missione. Non avete giustificazione. Non è possibile, non siamo mai tornati a King's Fortress dopo la nostra partenza. Continuate a negare, annuncio ufficialmente sotto assalto che la Corte dei Mari ha emesso una sentenza di esecuzione immediata nei vostri confronti. Per il vile assassino del re Alexander. Mio padre, cosa? Giurma, al riparo! Ecco, facciamo un po' di combattimento, iniziamo a comprendere il valore del combattimento navale. Non capiamo niente perché ci stanno brutalizzando. Benissimo. Il nemico è abbattuto, capitano. Di Luke e della sua nave non è rimasto nulla. Oggi è un triste giorno per il Regno dei Mari. Il nostro dovere è compiuto. Torniamo alla base a fare rapporto. Fare la rotta verso la capitale. Vabbè, quello è un infamissimo. C'ha la faccia proprio che non è proprio particolarmente affidabile. Oh no, altre volte. Abbiamo trovato nella trono, capitano. È ancora in vita. Luca, solo perso i sensi. Facciamo subito la rotta verso Eagle's Den. Lì saremo al sicuro. E gli ordini, con al laboratorio serviranno degli unguenti curativi. È molto narrativamente imponente. Mi aspettavo un prodotto un po' più giochereccio e meno narrativo. Invece hanno fatto un buon lavoro anche da quel punto di vista. Immagino che sarà un prodotto, da quel che ho visto, insomma, molto molto pieno di attività da fare, per cui una bella premessa narrativa forse è quello che lo manderà avanti poi verso le fasi più avanzate. Finalmente ce l'hai messo di tempo a svegliarti. Cioè, mi prendi questo unguento per le scottature. Ho bruciato tre ampolli e anche i baffi del mozzo per farlo, quindi non me lo sprecare tutto, per cortesia. Arriva il capitano. Sono il capitano Morgan. È un piacere conoscere l'ex re del Trono dei Mari. La tua nave è affondata e il tuo equipaggio non c'è più traccia. E per fortuna vi abbiamo visto. Stavate per finire sul fondo del mare. Sei un pirata? Perché hai deciso di salvarmi? Il codice dei mari impone di soccorrere qualsiasi naufrago a prescindere dalla bandiera. Il nostro destino vuole che io avessi un debito con tuo padre. E quindi che ne sarà di me? Nella tua posizione non puoi farti trovare dalla marina reale. Ti condannerebbero a vista. Fortunatamente penso di averti fatto fuori una volta per tutte. Ti trovi ai confini del regno e come tutti noi qua sei ufficialmente un pirata da oggi. Vedi, c'ha la bocca un po' così, quindi parla. Mio padre è morto e hanno accusato me. Eh sì, Loki, dovrai riuscire a capire cosa è successo. C'è una sentenza di morte che grava ancora su di te. E quindi, in tutto ciò? Così va molto meglio. Cos'è questo posto? Questa è Igosdè, l'isola dove nacque il Regno dei Mari. La marina reale l'ha abbandonata secoli fa e ormai non è più segnata su nessuna mappa da centinaia di anni. Oggi l'ironia vuole che sia l'unica base pirata rimasta e il posto più sicuro per noi reietti.
Ti do il benvenuto. Sono gli ultimi pirati che navigano queste acque. Spero che avrai abbastanza fegato per imbracciare la tua nuova vita. La mia nuova vita? Non credevo portarsi a questo diventare maggiorenne. Bene. Le emergenze hanno risolte, capitano. Ho avvistato il mio turbo. Ho avvistato con il mio turbo occhiale binoculare Saramina una nave della Marina Reale che avanza nella nostra direzione. Tutti i nostri capitani sono in missione e non abbiamo nessuno che possa intervenire al momento. Non li possiamo mai, eh? Non possiamo permettere che la Marina Reale scopra la nostra base. Tuttavia la fortuna non ci ha abbandonati. Qui davanti a noi abbiamo un capitano senza nave. Lucky prende il comando di questo slop. Lui diventerà il capitano se riuscirà ad affrontare quella nave da ricognizione. Una nave mi servirà di certo per tornare alla capitale. Accetto la sfida. Ecco. Per cambiare proiettili. Ok. Per avviare o fermare la riparazione della nave quando è ferma fuori dal combattimento. Rilascio per sparare con i cannoni a sinistra. Rilascio per sparare con i cannoni a destra. Va bene. Dai, va. Ah, bello. Sono il cinturone dei Black Flag io. Ale. Quanto mi piaceva Black Flag, i combattimenti navali. Lucky, mi senti? Ho installato un comunicatore navale sul tuo timone in modo da riuscire a parlare a migliore distanza. Perché è diventato così a forza di... ormai tutti ne possiedono uno. La comunità scientifica reale ha fatto dei veri e propri passi da gigante. Ecco. Come si usa questo aggeggio di là? Lucky, mi senti? Che dire, te la sei cavata piuttosto bene. Hai guadagnato la posizione di capitano. E stanno prendendo tutti se va sempre a finire con i vari dialetti, ma forza quando mi scaldo il cervello. Hai guadagnato la tua posizione di capitano su quella nave. Bene, c'è un altro. Lo sloop che vanta sui cannoni per lato è un veliero agile e leggero. Sarà una passeggiata manovrando il combattimento per aggirare il nemico. Fai attenzione agli scontri con più navi potessi trovarti in difficoltà. Bene. Ok, palla alla mano molto, molto facile, molto reattivo, molto intuitivo, ecco. Forse è davvero abbastanza figo per affrontare quello che ti aspetta. Ma io non sono un pirata, devo tornare alla capitale per dimostrare la mia innocenza, scoprire il motivo di questo complotto. Da tutti un po' di Bologna sono diventati. Frena le palle di cannone, in questa situazione non puoi assolutamente tornare a King's Fortress. In questo esatto momento i nostri capitani sono in viaggio per i sette mari cercando di ottenere informazioni. Pazienta, finché non sapremo di più ci converranno a fare passi falsi. Nel frattempo potresti sdebitarti con noi aiutandoci con la nostra lista della spesa. Una lista della spesa? Non è una cattiva idea, Leroy. Ci sono alcune faccende con le quali ci potresti aiutare. Qualche tempo fa abbiamo accettato l'incarico da parte di un carpentiere della compagnia di mercanti. Il porto si trova lontano da qui e si tratta di consegnare loro un carico di legna. La compagnia di mercanti? Sulla mia nave sventola una bandiera pirata. Non avrò problemi? La compagnia dei mercanti è molto tollerante nei confronti dei pirati, a differenza della Marina Reale. La Marina Reale! Finché rimaniamo pacifici, possiamo commerciare con i loro porti e di tanto in tanto ci assoldano per tirarli fuori dai guai. Vai a comprare la linea del mercato di Gozen, le troverai una volta che avrai attaccato al porto! Ecco. Bene. Scusate, ma via così. Allora, dov'è? Dove mi trovo? Ma il porto... Non ho capito dove devo andare. Io sono già sul posto. Questa attuale. Sono confuso.
Ma non posso allargare di più? Oh, sarà qua. Dice che qua è qua. Porto di Gosdell. C'era già. Dice raggiungi il porto. Sono qui. Lascia che botta. Allora, scusa, devo comprare. No, sono un attimo folgorato. Legna, 10 di legna. Carpentiere. Non ti ho mai visto da queste parti. Io sono il carpentiere e il mio compito è lucidare e mettere a nuovo le tue navi e trattare come meritano. C'è la faccia che parla così. I pirati maltrattano sempre queste bellezze. Quando dovrai cambiare nave vorrei comprare del nuovo equipaggiamento, vieni a farmi visita. È la cosa sullo stomaco che lo rende particolarmente. Vabbè, quindi carpentiere no. Mercato. Non ti ho mai visto da queste parti. Io sono Ed e questo è il mio mercato. So esattamente cosa si vuole per gli avventurieri come te, merci di tutti i tipi da vendere o scambiare in giro per i sette mari. Puoi diventare un pirata molto ricco intraprendendo la vita del commercio, parola mia. Ma quindi il legno. Oh, quindi mi rifalò. Uno, ma io c'ho una lira. Quindi, come la pago sta roba? Ah no, ce l'ho. Ce l'ho o ce l'ha lui quei 2216? Vabbè, saranno i miei. Bene. Ragazzi, io direi che per adesso abbiamo visto combattimento, interazione. Cioè, è il classico gioco, secondo me, che potremmo, se volete, approfondire parecchio con una live. Fatemi sapere se vi piacerebbe l'idea, se lo facciamo appena si può. Nel senso, sto registrando un po' prima, c'è un embargo in corso, rispetto a quando voi vedrete però il video, io potrò fare quello che voglio, quindi fatemi sapere. Ci organizziamo, appena voi vedete questo video, fatemi sapere nei commenti se volete vedere di più e ci facciamo la live. Anche perché, ripeto, prodotto italiano, sono felicissimo di supportarlo, anche perché poi d'altro sembra anche ben fatto, perché non è che dici, sai, lo porti perché con nazionale, no, alla fine è fatto bene, per cui fa particolarmente piacere. Per cui niente, fatemi sapere, ragazzi, spero insomma che vi abbia strappato un sorriso un po' tutto, scusate le mie derive sempre regionali, e niente, ci vediamo alla prossima, un abbraccione.